Inaugurata già il 4 agosto a Monteforte Cilento, la manifestazione Ogliastro nel cassetto è partita ieri 11 agosto anche nel suo paese natale ad Ogliastro Cilento. L'evento mira a riscoprire la cultura locale attraverso una mostra itinerante lungo tutto l'antico centro storico, mettendo in risalto la propria identità culturale e valorizzando il recuperato del centro storico ogliastrese. Scenario della manifestazione che si svolgerà durante tutto il mese di agosto, non solo il comune di Ogliastro Cilento, da cui trae il nome, ma anche Cicerale, Prignano e Monteforte. Ogliastro nel cassetto nasce dalla voglia di riscoprirsi, di aprire il cassetto della propria memoria storica, mettendo in luce i borghi, le storie, le particolarità enogastronomiche e le antiche consuetudini cilentane. Chi visiterà il borgo di Ogliastro o dei comuni partner durante i giorni della kermesse non potrà non lasciarsi rapire dal suo splendore, dalla forza culturale che il territorio emana, dalle rappresentazioni artistiche legate alla territorialità cilentana ed offerte alla fruizione dei turisti, dalla presentazione dei prodotti artigianali confezionati nel pieno rispetto della tradizione, al sapore antico dei piatti di una volta. L'evento si è arricchito con l'interpretazione teatrale di Tiziana D'Angelo, lo spettacolo rievocativo dei moti cilentani del 1828, realizzato dall'Associazione Culturale Artisti Cilentani Associati, con i testi di Alina D'Ippolito e Simona Laporta, e le musiche di Mauro Navarra e Angelo Loia. A fine serata l'esibizione dei Meridiana, che hanno fatto ballare il pubblico. Stasera 12 agosto appuntamento con l'attore Ettore Bassi, la replica dello spettacolo rievocativo dei moti cilentani del 1828 e i Rotumbè. Nei prossimi giorni Angelo Loia, Foia, Veronica Creo, Artisti di Strada, Coros Mediterraneo, Espedito De Marino, Quintet e Mariella Nava, mostre di artigianato locale, escursioni turistico-culturali e il musical col palinuro nocchiero di Enea. Da oggi sarete felici, perché il sale non si comprerà che a grana, quattro e brodolo. Sì! La fondiaria sarà sospesa per ora e quindi diminuita, e tutti gli altri pesi e dazi saranno aboliti. Sì! Benedite dunque questo santo giorno e ora dite insieme a me: viva Dio, viva il nostro re, viva la Costituzione di Francia! Viva Dio! Viva il nostro re! Viva la Costituzione di Francia! Viva! 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 Viva!